poi c'è qualcuno che mi contesta il cornetto, il cornò, dice che c'è il, non so se Alessandro, stiamo già registrando Alessandro, caro, perfetto, caro Armando Zero. Signore e signori, siamo di nuovo con la serie Appunti di Viaggio. Sono quelle chiacchierate che ci facciamo, appunti che mi viaggio, faccio da solo come un matto. Appunti di Viaggio. Con noi oggi c'è Armando Zero. Non sappiamo come verrà sta ripresa, anche se abbiamo girato la telecamera, ma chi vivrà vedrà. Allora, mi pare di capire che hai rincorso due senatori grillini? Deputati. Qual era la tua speranza? Uno che mi fosse dedicato un pochettino di tempo per una semplice chiacchierata e in particolare per sentire loro come la vedono sul problema euro, non euro, sovranità monetaria, non sovranità monetaria. E come ripeto e ho scritto in un post qualche giorno fa, Beppe Grillo il giorno precedente scrisse un post nel suo blog in cui diceva, si vantava di essere lui l'unico in Parlamento di parlare, a parlare di signoraggio bancario e sovranità monetaria. Il giorno dopo è stata pubblicata la sua intervista al quotidiano tedesco Die Zeit, in cui alla domanda esplicita ma lei è per l'uscita dall'euro, lui ha risposto no, ma siamo per la ridiscussione del debito pubblico. Quindi questa incongruenza, incoerenza tra le due versioni mi aveva sinceramente stimolato a chiedere in diretta ai deputati, perché se loro dicono che Beppe Grillo, cioè se il Movimento 5 Stelle afferma che Beppe Grillo non è il leader, non è il factotum, non è colui che decide, allora volevo appunto chiedere il loro parere, il loro parere diretto. Anche perché loro mi confermarono di essere appunto in commissione, credo finanze. Ma mi dicevi prima che hai notato come se in questo gruppo non ci fosse una certa preparazione omogenea, non ci fosse una certa coerenza, nel senso che li hai trovati impreparati su alcuni argomenti. Hai avuto questa sensazione? No. Ci siamo forse fraintesi, è qualcosa che io penso personalmente, reputando che la formazione di tutti i deputati e i senatori siano specifiche e non essendo stato affrontato bene questo tema, e in fin dei conti la tematica economica sarà una mia deformazione professionale, ma ritengo prioritaria, specialmente nell'attuale situazione economica italiana, imprescindibile si potrebbe dire, credo che non tutti abbiano delle idee chiare o comunque una formazione tale da poter almeno chiarirsele. Allora riformuliamo. È possibile dire che almeno all'esterno appare che al movimento, che alla gran parte del movimento dei grillini non sembra essere un'emergenza la questione euro, almeno questo lo possiamo dire? Beh, da come ci si comporta credo che non è un'affermazione forzata questa, dato che anche i cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle molto spesso tralasciano l'argomento economico, comunque non viene battuto come vengono battute altre priorità. Cioè più come si spende, quindi parlano di sprechi, di tagli, eccetera, eccetera, e che non di come si genera la moneta e come si genera il debito e come si genera poi questo pagamento usuraio, no? Esatto, e in particolare senza, come al solito, fare l'errore di parlare del problema ma non affrontare le cause che determinano il problema, no? Ma questi due deputati ti hanno dato
ascolto, quindi... No, sinceramente comprensibilissimo, erano le 2:30 di pomeriggio, loro probabilmente venivano da una giornata molto, molto stressante, pesante e non mi è stato accordato più di tanto tempo, però con gentilezza sono stato invitato a inviare loro, come ho già fatto, quelle che erano i miei dubbi, le mie richieste, a noi, il mio punto di vista. E io puntualmente ci dicono spesso, dice, ce l'avete coi grillini? Allora io mi sento di rispondere, non è che noi ce l'abbiamo coi grillini, però al momento sono l'unica forza potenzialmente utile a cui potersi rivolgere per poter fare qualche cosa. Loro sono il nuovo e loro si propongono come nuovo. Non mi posso rivolgere al PD, al PDL, all'UDC, a Scelta Civica, che sono la monnezza del neoliberismo trito e ritrito, no? Voi con una faccia rossa, voi con una faccia nera, voi con una faccia bianca. È chiaro che noi dobbiamo insistere sul Movimento 5 Stelle perché è l'unico che ci sta dando una speranza. Esatto. E se insistiamo è perché sta speranza non sia vana, non sia riposta malamente. Ecco perché stanno sotto tiro. Non certo perché vogliamo spaccarli, criticarli, però è chiaro pure che se non vediamo una insistenza sul discorso monetario, sulla generazione del debito, su come si genera il debito, su come si genera la moneta, e anche perché il debito è arrivato a 2044, cioè una cosa impressionante. Una cosa insostenibile, è chiaro questo, è chiarissimo. E allora bisogna, se noi non vediamo, cioè se abbiamo la percezione che c'è il cancro, anzi abbiamo la percezione, abbiamo la certezza che c'è il cancro, e non vediamo che i medici della politica, no? Non vediamo che si orientino in maniera costante, costante sul costo del denaro, allora c'è qualcosa che non torna. Sì, sì, è la stessa cosa che penso io. In cui, ripeto, onore ai ragazzi che sono lì in Parlamento, perché io immagino lo stress a cui sono sottoposti, catapultati in quel, chiamiamolo, covo, diciamo anche privi di esperienza specifica e forse anche di pelo sullo stomaco, come si suol dire. E onore anche a determinate loro battaglie. Allora, qualcuno ha detto questo, scusa se ti interrompo. No, figurati. Qualcuno ha detto questo. Come mai per l'articolo 138 hanno avuto il coraggio di salire sulla Camera prendendosi anche la multa, e su altre questioni tipo Siria, tipo moneta debito, non hanno avuto la stessa costanza, lo stesso coraggio? Ecco, come si risponde a questo? Beh, forse perché comunque il caso Siria, diciamo che forse è ancora per pochi come argomento. Cerco di chiarire. Il bombardamento massmediatico immediato della criminalizzazione di Assad, e qua c'è anche da dire che anche il Papa si è schierato, e nella udienza pubblica di mercoledì scorso ha ricordato coloro che difendono il cristianesimo in giro per il mondo, che va dato loro merito. Non lo disse in maniera esplicita, ma era sicuramente riferito ad Assad, perché sotto Assad dobbiamo ricordare che c'era una ottima convivenza tra tutte le diverse e numerosissime religioni, confessioni, al contrario di ciò che si è andato verificando quando sono arrivati i cosiddetti combattenti per la libertà, meglio conosciuti come tagliagole o mercenari, con reale prezzario in base ai loro massacri. C'è un reale prezzario. E quindi il caso Siria è un caso dove anche geopoliticamente un po' di difficile comprensione, forse dalla maggior parte,
e ulteriormente, diciamo, non facile prendere una posizione per chi non ha le idee chiare in ambito geopolitico, e sono tanti gli italiani che non hanno assolutamente le idee chiare perché credono ancora che si esporti la democrazia, che Gheddafi fosse un dittatore. Voglio dire, il Movimento 5 Stelle, queste analisi le può fare o no? Con il Movimento 5 Stelle è arrivato il momento che dette analisi le debba fare. Forse non è ancora pronto in toto per farle, però è giusto farle. Che ripeto, anche l'argomento geopolitico, credo che tanti italiani e tanti politici italiani di tutti gli schieramenti non sono neanche in grado di capire la complessità geopolitica, perché è oggettivamente una materia, una disciplina che secondo me in maniera sbagliatissima viene trascurata, anche forse per volontà di lor signori, comunque viene passata, è sempre stata passata un'unica versione, è un invece è arrivato il momento, specie adesso che il mondo sta diventando multipolare, anche se gli Stati Uniti non lo vogliono, lo stanno comunque capendo pian piano. In ultimo, l'ultima lettera di Putin al New York Times, in cui si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha messo in chiaro che il processo di multipolarismo ormai ha scalzato indubbiamente l'unipolarismo americano, che non poteva continuare, specialmente in quelle condizioni di distruzione vera e propria del diritto internazionale, con l'istituzione dell'istituto della guerra preventiva, con il non rispetto assoluto delle risoluzioni ONU. Cioè, ne hanno fatte di cotte e di crude gli Stati Uniti e gliele hanno fatte passare malvolentieri gli altri stati, ma pian piano gli altri stati si stanno organizzando in maniera diversa e gli Stati Uniti, questa forse è stata la prima volta in cui si sono quasi ritrovati soli in fin dei conti.